Opera 1X è il completamento di Opera 1, i due numeri per il gioco di ambata su ruota, e deve avere queste caratteristiche. Quando in tre estrazioni di una sola ruota si verifica una condizione di questo tipo, adesso vediamo, quindi tre estrazioni, si prendono in considerazione tre estrazioni, e tra questi bisogna prendere in considerazione il primo estratto e il quinto estratto, saltando la seconda estrazione. Quindi la prima estrazione, in questo caso nell'esempio 36, che va in cadenza con il 56 della terza estrazione al quinto estratto. Adesso questo è un esempio, quindi in questo caso la cadenza è 6, ma può essere qualsiasi numero. L'importante è che siano di cadenza uguale, che va dall'1 al 9. In questo caso abbiamo detto il 6. Quindi la stessa caratteristica incrociata è naturalmente sempre tre estrazioni, sempre in considerazione il quinto estratto e il primo estratto incrociati delle tre estrazioni. Nella prima estrazione si prende il quinto estratto e nella terza estrazione, in questo caso, nella terza estrazione il primo estratto, sempre in cadenza. Devono avere queste caratteristiche incrociate. Differenza in figura. Ecco come estrarre i numeri da mettere in abbinamento. Una volta trovata la condizione, si fa la differenza tra il numero maggiore e il numero minore e si estraggono i tre numeri. Questi tre numeri poi vanno abbinati ai numeri decimali dei due numeri, in questo caso il 5 e il 3. E poi si prende in considerazione la sua unità, cioè la cadenza dei due numeri, l'unità da abbinare sempre a questi tre numeri. In caso di numeretto, volevo ricordare, in caso di numeretto bisogna mettere lo 0 davanti. Quindi questi due numeri si mettono insieme, abbinati ai 9 numeri, un gruppo di 9 numeri. E come sempre adesso andiamo a vedere alcuni esempi. Quindi opera 1, ci abbiamo ancora qua l'incrocio di opera 1, quindi tre estrazioni in considerazione, quindi tre estrazioni e due numeri incrociati in quinto estratto e primo estratto di queste tre estrazioni. Quindi partiamo subito col 57 e l'87. Come si vede, vengono estratti i tre numeretti che abbiamo visto nell'esempio e poi si estraggono i 9 numeri da abbinare. Quindi questi 9 numeri sono quelli che vanno a completare i due numeri di ambata. Dove non arrivano i due numeri di ambata, arrivano questi 9 numeri. Vorrei ricordare che questi 9 numeri messi insieme, giocati insieme, portano come vincita 6,38 euro circa netti puliti. Quindi se giochiamo 1 euro con 9 numeri portiamo a casa 6,38 euro, se non erro. Quindi, detto questo, come stavo dicendo, se non arrivano i due numeri di ambata, arrivano questi 9 numeri. Quindi abbiamo quasi una sicurezza molto 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 elevata. Quindi, detto questo, 57-87, i due numeri incrociati, ecco che subito in abbinamento con questi 9 numeri abbiamo 57-71, 71 e qua abbiamo a primo colpo subito un ambo. 18-68, 18-68 abbiamo subito il 62 che è uno di questi 9 numeri col 68, subito al primo 1, 2, 3, 4, quinto colpo. Ma cerchiamo di scorrere. Qua naturalmente non si commenta da solo perché escono fuori i due numeri 48 e 18. In cadenza fanno ambo addirittura tutti e due. Poi io consiglio naturalmente di giocare questi due numeri vanno giocati con i 9 numeri non insieme, cioè 48 e 18 con 43, 48 e 18 con 44, eccetera. Quindi escono fuori esattamente 9 terzine. Pensate se queste 9 terzine erano state giocate
e usciva fuori le due cadenze, praticamente la vincita si ripeteva per 9 volte. Vabbè, è inutile che ve lo dico. Quindi 57-47, 57-47, anche qui come si vede il 47, che è il numero, è uno dei due numeri, si va ad abbinare con questi numeri, i 9 numeri, uno dei 9 numeri, quindi 71 in questo caso e 41. Andiamo, scorriamo, io faccio vedere solo alcuni esempi perché sennò facciamo veramente notte. Quindi 69, 59, 69, 59, c'è il 3 e 61, che è 3 e 61, questo non c'entra niente, sono a volte delle mie prove che mi tengo come promemoria, ma non c'entra niente. Sì, perché praticamente faccio delle prove anche con i numeretti. Quindi 47-87, che sono questi due, 47-87. Quindi in questo caso abbiamo tre ambi, tutti a primo colpo. Più che tre ambi abbiamo un terno, come si vede, un terno con i 9 numeri. Il terno con i 9 numeri, vedete? Quindi è uscito l'84, che è questo, poi è uscito l'83 e è uscito il 43. Quindi con i 9 numeri si sono formati tre ambi, nel caso si faceva gioco di terno, se c'era anche il terno. Comunque, io vi faccio vedere naturalmente solo alcuni esempi. Qua ho fatto delle prove con lo zero, che funziona anche loro, però sarebbe troppo dispendioso il tempo. Quindi, poi abbiamo ancora, sempre come caratteristiche, 76. 76 e 16, vedete? Quindi si estraggono sempre tre numeretti e poi si mette in gioco i 9 numeri da soli, no? Quindi si giocano i 9 numeri da soli e poi i 2 numeri insieme a uno per uno, quindi diventano esattamente 9 terzine. E anche qui 75-71 esce fuori insieme dei 9 numeri, 75-71. Quindi, dove non arrivano i 2 numeri per ambata, arrivano i 9 numeri, che non sono tanti. 6 euro non sono tanti, però può essere sempre il gioco per il recupero. E sono per il momento, naturalmente, sempre da perfezionare, c'è molto da perfezionare, però hanno questa caratteristica che dove non arrivano i 2 numeri di ambata arrivano i 9 numeri. E vi do ancora alcuni esempi. Quindi 68-38, come si vede, 68 e 38 si estraggono sempre 3 numeretti, si estraggono i 9 numeri, e come si vede 65-32 al terzo colpo dei 9 numeri. Quindi dove non arriva l'ambata dei 2 numeri arrivano i 9 numeri. Ok, andiamo oltre, quindi anche qui ci sono ancora, vedete, sempre 61 e 21, abbiamo sempre ancora, sempre 64 e 11 che c'è, 64 e 9 numeri, e 64 e 25, sempre dei 9 numeri. Sembrano tanti, ma guardate che per fare un gioco speculativo è qualcosa di veramente eccezionale, quindi non sottovalutiamo mai queste caratteristiche. E poi naturalmente si può sempre naturalmente perfezionare, si deve perfezionare, non si può, si deve sempre perfezionare un metodo. Quindi abbiamo sempre, pensate, guardate con i gemelli, ecco vi faccio vedere degli esempi. Quando ci sono per esempio dei gemelli, come si vede, il 3 lo abbino col 4, il 3 lo abbino col 3, non si può, il 3 lo abbino. Insomma, morale della favola, escono fuori solo 2 numeri. Non 9 numeri, 2 numeri. Manca anche in questo caso, come si vede, 31 e 33 è uscito. E io vi sto facendo, devo fare una carrellata per forza per farvi vedere anche le cose più. Ecco, quando c'è lo 0, per esempio, quello che dicevo nella piccola animazione, quando c'è il 5, in questo caso, vedete, c'è il 5,65, vedete, 5,65. Mettete lo 0 davanti e mettendo lo 0 davanti si fa 06, 05, quindi si rimettono in gioco ancora questi numeri. E poi naturalmente c'è sempre
il 51, il 55, il 56. Però come è giusto vedere gli esempi, vedete che alla fine anche qua il 5 è uscito fuori con uno dei 9 numeri, col 61. Andiamo a vedere dov'è. Il 5 è uscito fuori con il 61. Che mi sono perso, eccolo qua, 561. Poi naturalmente l'88 che c'è un altro gemello, anche qua lo prendo come esempio, quando c'è il gemello. Praticamente succede l'8 con meno 1 si fa in cambio del si mette il 9 perché sono tutti 8, se no non si può fare niente, quindi al posto dell'8 dove c'è il gemello ho messo il 9 e anche in questo caso con il 9 vedete si estraggono esattamente 6 numeri. E comunque anche qui ci sono sempre risultati. Ecco, vi faccio vedere tutti questi esempi in modo tale che vi possiate sempre fare un'idea. Vedete, qua c'è ancora un numeretto, lo 06, e come al solito ho fatto lo stesso discorso di prima. Quindi si mettono in gioco ancora i tre numeretti per completare i 9 numeri e anche in questo caso vedete che ha dato dei buoni risultati, quindi 9 risultati con i 9 numeri, l'8 con il 66 che è uscito e poi l'8 sì, è uscito fuori l'8 e 66 due volte, al secondo colpo e al quinto colpo. Ecco, questi sono degli esempi, anche qua lo 08, vedete ho fatto lo stesso, quindi ho fatto vedere il numeretto, ho fatto vedere il gemello come si comporta. E con questo vi saluto perché sennò veramente il video diventa molto lungo. Un ciao a tutti e alla prossima.